Come correre più velocemente su FIFA e sarà fondamentale anche sugli esports FC 24. I pro player abusano di questa skill che vi permetterà di prendere velocità e di far andare i giocatori anche lenti più veloci. Sto parlando del doppio passo, guardate il video fino alla fine che ve lo spiego in maniera molto dettagliata come farlo alla perfezione. Un tutorial del genere non ci sta da nessuna parte su internet. Il primo aspetto da considerare è che non bisogna correre, bisogna semplicemente muovere l'analogico sinistro in una determinata direzione. Successivamente muoviamo l'analogico destro mettendo l'analogico frontale e poi muovendolo semplicemente di un quarto di luna. Vediamo che stiamo attaccando verso il basso, quindi muoviamo dalle 12 e mezzo alle 12 e un quarto e vedremo un primo movimento verso il lato e poi mezza luna per farla arrivare alle 12.45. Questo ci permetterà di fare il doppio passo completo. Successivamente dobbiamo muovere l'analogico sinistro e la corsa assieme, in modo tale da sprint boostarci davanti. Ma non è finita qui, ragazzi. Faccio vedere due esempi. Se noi dovessimo fare il doppio passo muovendo solamente l'analogico sinistro, dopo che ne abbiamo fatto già uno, guardate il movimento quanto è molto più meccanico e più lento. Ma se lo associamo con una sua e ha fatto comunque il doppio passo, guardate come il movimento è molto più fluido e più veloce. E questo vi permetterà di far impazzire il vostro avversario. Se siete rimasti fin qui vuol dire che avete visto la prima parte che viene utilizzata nei reel, nei TikTok e negli shorts, ma oggi voglio spiegarvi su YouTube in maniera dettagliata anche altre finte che sono fondamentali per sprint boostarsi o comunque per creare occasioni da gol. Il doppio passo cerco di spiegarlo in maniera molto più dettagliata qui su YouTube. La cosa fondamentale che dovete capire, ragazzi, è che non è che dovete fare soltanto un doppio passo, dovete cercare di farne più velocemente possibile, fluida, ragazzi. Se vedete Anders Bergen, che è un ragazzino che è fortissimo a farli soprattutto, lui ha una capacità di farlo subito, poi sistemarsi bene col corpo e poi farne continuamente altri. La cosa fondamentale per quanto mi riguarda è imparare bene la suola, cioè una volta che fa il doppio passo, se vedete che il vostro avversario è vicino, aiutatevi con la suola per evitare un possibile contrasto suo e poi successivamente fate di nuovo un doppio passo. Dovete essere fluidissimi nel farlo, ragazzi. Doppio passo, ricordate sempre l'analogico destro senza schiacciare la velocità e la zona di fronte, quindi l'analogico frontale dell'analogico, lo dovete muovere prima per un quarto e poi fate dalla parte opposta all'altra mezzaluna, in modo tale che andate a completare come se fosse un vero movimento doppio passo, come lo faceva il vecchio R9, ragazzi. Quindi successivamente, dopo aver visto il movimento del doppio passo, schiacciate l'analogico sinistro nella direzione dove volete andare e poi la corsa. Vedete che il giocatore farà uno sprint boost fenomenale. Come fare bene la suola, che comunque è anche essa, ma alcuni mi dicono, Fabio, a me non viene. Principalmente l'errore che fate quando non vi viene la suola è che semplicemente muovete l'analogico destro, li fate un tocchettino. In realtà, ragazzi, l'analogico deve essere spostato e tenuto almeno un secondo, in modo tale da completare il movimento della suola. Poi, una volta che completate il movimento, rilasciate e potete andare anche da un altro lato. Questa cosa è fondamentale, ma la suola è molto semplice, ragazzi, come potete vedere qui sotto. Andiamo dritti e poi successivamente l'analogico destro, destra e sinistra. Non schiacciate soltanto appena appena, perché sennò vi fa un movimento tipo di corpo e non vi viene. Quindi dovete semplicemente tenerlo un pochettino, trascinarlo e poi tenerlo un secondo e poi lo potete togliere. Dovete completare il movimento della suola. Dopo avervi spiegato queste finte, comunque questa finta che per me è la più importante, ce ne sono altre da capire. Ci sta la Maggie di spin annullata, che è un po' complessa da fare, però molto molto utile, ragazzi. La Maggie di spin è una semplice finta, la Maggie di che si fa analogico destro sopra e poi una direzione, oppure giù e una direzione, questa destra o sinistra. Ma la cosa buggata, la cosa fenomenale da fare, è quella di annullarla con L2 ed R2. Quindi quando si trova nel mezzo della finta, schiacciamo L2 e R2 e poi l'analogico sinistro nella direzione dove ci vogliamo girare. Ovviamente serve molta pratica per fare questa finta qui, forse più del doppio passo. Questa finta è fenomenale se la dovete utilizzare dentro l'area di rigore, quando magari siete pressati, fate la maglia annullata e potete tagliare verso l'interno dell'area, oppure allontanarvi fuori area. Potete divertirvi come volete con questa finta, è molto molto utile per uscire, diciamo, dalle pressioni avversarie nelle zone un po' più incasinate, soprattutto dentro l'aria. Molto più utile della Megidi normale. Megidi normale non viene utilizzata tantissimo perché comunque è facile da difendere, non è complicata, ma quella annullata può essere molto molto interessante.
Poi c'è anche quella un po' più figa dove si porta la palla col tacco, ma è semplicemente dopo aver fatto la Megidi, in mezzo praticamente della Megidi, annulliamo con le due R2 e poi muoviamo destra a sinistra. Scegliamo prima una direzione e poi un'altra, in modo tale che prima fa il movimento da un lato e poi se la porta col tacco dall'altro. Quindi, che ne so, state attaccando da giù verso, da su verso giù, muovete per fare la Megidi, analogico destro, giù e destra, annulliamo e poi scegliamo la direzione dove vogliamo andare, ad esempio destra-sinistra o sinistra-destra, e vedremo il movimento del giocatore che va da un lato e poi completa nell'altro lato. Successivamente ci sono altre finte interessanti, come quella di quest'anno, che viene utilizzata soprattutto per dribblare il portiere, L1 tacco-tacco. La cosa fondamentale anche qui, che molti dicono a me non viene, è perché sicuramente schiacciate prima il tacco, fate prima il tacco-tacco e poi schiacciate l'L1. Quando dovete fare questa finta è fondamentale che schiacciate prima l'L1, ricordatevi, prima l'L1 e poi il tacco-tacco, così vi viene al 100%. La cosa fondamentale di questa finta però, ragazzi, è che con l'analogico sinistro siete voi dove indirizzate dove dovete andare, quindi non mettete semplicemente L1 e tacco-tacco, perché sennò ve la fa dritto per dritto addosso al giocatore. Cercate di indirizzare anche con l'analogico sinistro, questa cosa è fondamentale. Un'altra finta interessante è lo scope turn, che si può fare, diciamo, in due modi. Secondo me quello più bugato è quello sempre associato alla suola. Lo scope turn si fa semplicemente con la finta di tiro e poi muovere l'analogico sinistro in diagonale nella direzione dove vogliamo andare. Quindi lo potete fare semplicemente utilizzando l'analogico sinistro, quindi correte leggermente e poi finta di tiro e analogico sinistro in diagonale per fare appunto questa finta. Consiglio mio è di associarlo sempre alla suola, perché diventa molto più fluido e molto più imprevedibile, perché una volta che fate la suola fate finta di tiro e poi movimento in diagonale con l'analogico sinistro, e sarà molto molto più fluido come finta e molto più imprevedibile. Principalmente sono queste quattro finte che dovete imparare per il prossimo capitolo di eSports FC, che sono quelle più skillate, quelle che creano più skill gap, ma imparate, mi raccomando, alla perfezione il doppio passo. Ascoltatemi che vedrete dei risultati incredibili, anche se giocate a quest'ora ad agosto su FIFA, forse ci gioco soltanto io facendo i video, ma comunque allenatevi, perché il prossimo capitolo sarà fondamentale questa skill. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, like e follow. Noi ci vediamo con un prossimo video. Vi mando un bacione. Pieno supporto, mi raccomando, che è fondamentale per far andare avanti il canale. Ciao ragazzi.